Ciao a tutti, sono Alessandro e vi do il benvenuti nel mio canale. Oggi parleremo di come realizzare un Instagram Reel con Adobe Premiere. Prima di tutto, il consiglio che vi posso dare è: registrate finché possibile con la fotocamera in verticale, perché lo vedremo oggi, evitiamo di dover zoomare il nostro filmato per andare a coprire le bande che si andranno a creare sulla parte superiore e sulla parte inferiore del fotogramma. Ma entriamo subito in Premiere e vediamo come operare. Eccoci qua, andiamo a creare un nuovo progetto e lo chiameremo Test Reel. Si apre l'interfaccia di Premiere. Per chi non la conoscesse, abbiamo nella parte superiore nella mia impostazione, naturalmente, il tab con il controllo degli effetti, la scelta degli effetti e il mixer delle tracce audio, mentre controlli audio e le due parti più importanti, il sorgente e il programma. Sorgente è il file che io vado ad inserire e il programma è il mio output finale. Nella parte inferiore abbiamo la zona dove andremo a scegliere i nostri filmati, ad importare i nostri filmati, e la timeline. Partiamo subito con l'importazione di un filmato. Allora, andiamo sul mio desktop, scegliamo un filmato che ho realizzato ultimamente a dei camosci, importiamo il file e a questo punto la prima operazione da fare è creare una nuova sequenza con le dimensioni idonee per Instagram, per gli Instagram Reel. Quindi CTRL N per creare una nuova sequenza e andremo a scegliere nei nostri tab predefiniti Digital SLR 1080p DSLR 30 fotogrammi, P30. Perché 30? Perché Instagram usa 30 fotogrammi. Possiamo registrare a 25, a 24, come volete. Comunque Instagram utilizza i 30 fotogrammi, quindi partiamo direttamente con questa impostazione. A questo punto andiamo nel tab Impostazioni e definiamo le dimensioni del nostro reel. In questo caso, essendo Instagram, saranno 1080 in orizzontale e 1920 in verticale. Come vedete, automaticamente cambia l'impostazione da 16 noni a 9 sedicesimi. Tutte le altre impostazioni le lasciamo invariate. Apriamo ed eccoci nella nostra timeline con la nostra sequenza impostata in verticale. A questo punto importiamo la nostra clip all'interno della timeline. Ci verrà dato un segnale di avvertenza dove ci dice che, nel mio caso, la clip è in orizzontale mentre l'output è in verticale. Manteniamo le impostazioni esistenti e, come vi dicevo prima, vedremo che nella parte superiore ed inferiore del nostro IG Reel avremo delle bande nere. Per ovviare a questo problema sarà sufficiente cliccare sulla nostra clip, andare nel tab controllo effetti e nel parametro scala andare a zoomare o allontanare. In questo caso zoomiamo fino ad annullare le nostre bande superiori e inferiori. In questo caso 179 va più che bene. Come vedete, se io vado a far partire la clip, avrò tutta la mia clip su tutto il fotogramma. A questo punto, un'impostazione molto importante dal mio punto di vista è, sempre relativamente agli Instagram Reel, è togliere l'audio, se non espressamente registrato, da questa clip.
quindi andremo a scollegare il nostro audio dal video e a cancellare l'audio. A questo punto fondamentalmente il filmato è pronto per essere esportato e poi pubblicato. Andremo a questo punto nella parte più importante. Selezioniamo la timeline e poi file, esporta file multimediali. A questo punto andremo a settare tutti i vari parametri per l'esportazione del nostro reel. Nel formato lasciamo H264, che dovrebbe essere il formato standard che vi viene proposto da Premiere. Se non fosse questo, lo andiamo a ricercare nella nostra lista dei parametri H264. Idem, come predefinito, lasciamo come sorgente bitrate elevato. A questo punto passiamo nei tab successivi, nel tab video, e andiamo a controllare che i nostri parametri di input di larghezza ed altezza siano quelli che effettivamente avevamo settato. Se così non fosse, sarà sufficiente dececcare la spunta e andare a modificare questi parametri. Scendiamo, lasciamo, controlliamo che il bitrate sia 29,97, non si sa per quale motivo Instagram, Photoshop, Premiere mette questa impostazione. Proseguiamo. Importante, rendering alla profondità massima. Se non è spuntato, spuntiamolo. Impostazione di codifica lasciamo così. Ed ecco la parte più importante. Impostazione di bitrate. Mettiamo VBR 2 passate e nel bitrate di destinazione e bitrate massimo inseriamo il parametro 2 al bitrate di destinazione e 3 al bitrate massimo. Perché 2 e 3? Bitrate massimo è quello che noi diamo all'export. Bitrate di destinazione è quello di esportazione. Perché non 3 e 3? Perché Instagram vede come dimensione massima 2 megabyte per secondo. Quindi noi gli diamo già questa impostazione. Ma come input mettiamo un valore leggermente più alto per cercare di mantenere una qualità abbastanza elevata. Tutto il resto lo lasciamo uguale. Nella codifica audio, naturalmente in questo caso non abbiamo audio in export, ma comunque lasciamo tutto quello che ci viene dato di default. A questo punto io vi consiglio di andare nella sezione predefinito, dove vedete è cambiato, non è più bitrate massimo, ma è diventato personale in quanto noi siamo andati a modificare i nostri parametri. Clicchiamo salva predefinito e andiamo a dare il nome alla nostra impostazione. In questo caso lo chiameremo Reel per Instagram. E a questo punto ogni volta che andremo a fare un export sarà sufficiente andare a cercare nell'elenco il nostro reel per Instagram, senza dover poi andare a mettere sempre i nuovi parametri. A questo punto clicchiamo su esporta e una volta definita la codifica della nostra sequenza lo possiamo condividere su Instagram. Spero che questo tutorial possa esservi utile per i vostri futuri reel e vi chiedo di commentare e di condividerlo e di seguirmi, naturalmente. Seguitemi, attivate la campanellina. Vi aspetto per i prossimi contenuti. A presto.